torniamo a parlare di pool volley, perché questa società merita sicuramente di essere conosciuta. Il pool volley si chiama così innanzitutto perché opera su un territorio molto esteso. Lavoriamo nei comuni di Pontelongo, Corezzola, Cona, Piove di Sacco e Candiana. Tutti comuni, diciamo così, limitrofi, vicini fra di loro. È un territorio molto vasto, perché i paesi sono paesi con piccole dimensioni e di conseguenza abbiamo delle grosse difficoltà dal punto di vista trasporti, organizzazione di questo genere qua. Le palestre in cui le utilizziamo, la palestra di Pontelongo, quella di Cona e quella di una di Piove di Sacco e Corezzola. Ma iniziamo dalle giovanissime. Per quanto riguarda l'Under 13, le atlete provengono dal mini volley o direttamente grazie allo sviluppo del progetto scuola. Io e lei siamo le più piccole della squadra perché facciamo la quinta elementare, il resto sono tutte delle medie. E sì, ci vediamo a pallavolo ma anche a scuola perché sono vicine. Passando in Under 14, il gruppo è nuovo, anche se molte hanno già alcuni anni alle spalle all'interno del pool volley. Alcune ragazze di noi l'anno scorso erano in Under 13, quindi non abbiamo giocato sempre insieme. Diciamo che il gruppo è nato quest'anno. Ma mettiamo un po' di ordine. Vittorie di campionato a parte, questo è l'obiettivo per quanto riguarda le giovanissime al pool volley. Abbiamo una serie C giovane, con ragazze del 93, e quindi insomma noi abbiamo un bel vivaio, vogliamo cercare di tirar su le ragazze in modo tale che crescano e possano un giorno, forse, se possibile, andare a giocare in prima squadra. Per quanto riguarda invece l'Under 16, l'obiettivo è sicuramente il titolo provinciale e poi un bel risultato nel regionale. Il nostro obiettivo stagionale è il titolo provinciale, però anche quello regionale puntiamo a vincerlo. E siamo una squadra comunque molto unita, e non siamo tutte della stessa età, però comunque ci lega molto sia l'amicizia sia la voglia di vincere. 250 tesserati in totale, numerosi paesi coinvolti con un servizio di trasporto a favore delle famiglie, molti genitori che collaborano in società. Partecipiamo a ben 13 campionati, la Serie C, diciamo così, è la squadra maggiore, poi lavoriamo con altre divisioni, due divisioni, l'Under 18, l'Under 16, l'Under 14, l'Under 13, l'Under 12, mini volley. Nel gruppo bisogna aggiungere anche due squadre maschili che sono concentrate nel comune di Cona e che giocano nel campionato Under 13 e Under 16. Non è quindi soltanto femminile il pool volley, anche se sono le ragazze ad essere più numerose in società. C'è però anche un settore giovanile maschile che sta crescendo nelle categorie e nei numeri. I maschi, il numero di maschi sono 28. Sono 28 e facciamo due campionati, l'Under 13 misto e l'Under 16 maschile. E di 28 ben 3 fanno parte della selezione provinciale. Nel maschile il pool volley opera in un bacino ancora più grande. Facciamo il campionato Under 13 maschile e veniamo da Cona, Pontelongo, Casalserugo, Bovolenta e Candiana. Ma parliamo ora della prima squadra in C femminile, con le giovanissime del pool volley media 90 che proseguono la propria stagione con l'obiettivo della crescita personale prima di tutto e poi anche del risultato. Una Serie C che è letteralmente immagine di una società votata completamente al lavoro sul giovanile. Sanno perfettamente che devono lottare, sanno perfettamente che qualsiasi sia il risultato, quello che fa testo è tutto quello che la partita ci propone, tutto quello che la partita ci offre è un bagaglio che poi noi ci portiamo appresso per il resto della nostra crescita.